Salve a tutti, come vedete allo sfondo non mi trovo a casa mia, ora è da una decina di giorni che sto a Bologna. Ho fatto questo video, scusate per la qualità, ma l'ho fatto direttamente dal sito YouTube, dato che sto usando un portatile PC e non ho idea di che programma utilizzare. Ho provato a utilizzare il programma di base del computer e per un video di 5 minuti mi ha creato un file da 5 giga, che non è, può essere 40x480. Niente, ho fatto questo video perché insomma ho visto un attimino la cosa che è successo oggi con 88 MacBook. Dai, io ho anche lasciato un commento nel video che credo che abbia cancellato, come ho sentito. Comunque, io parlerò un po' più in generale, non della questione in sé, però secondo me si arriva a questo livello perché la gente prende troppo tutto sul serio. Cioè, YouTube, ragazzi, è un gioco. È un hobby, non è che io sto qui a creare video su YouTube sperando di... cioè, sarei un falso se dicessi che non penso alla possibilità di diventare partnership, ma cioè non per i soldi, anche perché i soldi sono tipo 0,05 centesimi a visualizzazione, una roba del genere. Per fare cifre interessanti bisognerebbe arrivare oltre 100.000 visualizzazioni a video, quindi insomma... Con un partner che fa 1.000 visite, 1.000 visualizzazioni a un video, ci si può pagare un caffè forse. Quindi non è quello. Però, cioè, dà più possibilità, più personalizzazione. Oltretutto, i partner sono trattati in modo diverso rispetto ai YouTubers normali, hanno più popolarità, nel senso che YouTube gli dà più spazi. I video in primo piano, spesso e volentieri, sono di partner. C'è anche di persone normali, ma insomma, la maggior parte sono partner. Quindi, le persone davvero prendono tutto, e non solo YouTubers di informatica, guardando altre persone, per esempio, non so se seguite Serafino Massoni e tutto il casino che c'è stato con com'è che si chiamava? Vabbè, quel tizio che creava, dicono. Che creava e poi attaccava dei finti account di YouTube pedofili, dato che non so, un pedofilo cretino crea un profilo su YouTube, comunque, e i pedofili non agiscono in quel modo. E, oppure una persona che continua a spammare la mia casella email, o meglio quella YouTube che poi me la riversa su di mail. Che sicuramente, quasi sicuramente succede anche a voi perché avrà richiesto un'amicizia, penso, a mezzo YouTube. E anche se che dopo lo bloccate, lui ha 50, forse un centinaio di fake account falsi, un certo Terenzio, senza fare nomi e cognomi, credo che il canale sia decensurati. E questo tizio si capisce che l'unico suo obiettivo è diventare partner, dato che rompe senza dire parolacce. Rompe le scatole a tutti, dato che a me non me ne frega niente del suo canale, non mi piacciono i suoi video, ma continuano ad arrivarmi messaggi da fake account, perché non ci credo che una persona che non c'entra niente con il suo canale manda messaggi a tutti i suoi amici dicendo di andare a vedere quei video. Chi lo farebbe? Cioè, non lo farei io neanche con i video, il più famoso YouTubers che preferisco, cioè, non lo farei mai. Al massimo potrei consigliare un video, non tutti i video. Che follia è. Comunque, oltre a questo, il fatto di diventare partner è la gente non collabora. Non collabora, c'è cioè pochi collaborano. Ho visto una collaborazione ecco, tra Wilbush, Clio Makeup, una mosca bianca, perché vedi, in YouTube italiano le collaborazioni tra canali è difficile perché la gente è come se stesse in trincea, combatte per diventare partner o non so, per avere più popolarità, perché non è detto che diventi partner e sei famoso, puoi essere famosissimo. E non essere partner, guardate ad esempio Giacomo Minzi che per diversi anni non è mai stato partner ed è partner da quanto? Da un mese e mezzo. Ma lui aveva problemi d'altro genere, insomma, di copyright, credo per le musiche che utilizzasse nei video. E terzo argomento, i video di risposta. Allora, io mi sono rotto le scatole, creo
vedo magari un video di una persona e l'argomento mi interessa, creo un video di risposta, lo pubblico magari, prima lo creo, poi lo inserisco come video di risposta, lui mi dà il titolo, re, 2 punti, il titolo del video suo, però lui non me l'accetta. E quindi la gente vede questo video e dico: scusa, perché non l'hai mandato come video di risposta? Mi dicono. Io gli scrivo: l'ho mandato come video di risposta, ma se quel cretino non me l'accetta come video di risposta, io che ci devo fare? Cioè, perché una persona dovrebbe accettare un video come video di risposta? Pensa che una persona che magari ha, diciamo a caso, 3.000 iscritti, e magari controlliamo, magari ha. Aspettate un attimo che ci vuole un pochettino. Sì, ecco, 3.800, 3.000 visualizzazioni a video. Lui, se tu gli mandi un video di risposta, non te lo accetterà mai, o quasi mai, cioè proprio deve essere una cosa rarissima che ti accetti un video di risposta, ma non solo lui, tanti altri non accettano, perché hanno paura? Perché, scusate, io ho 270 iscritti, se non erro. Pensate che io possa rubare degli iscritti a una persona che ne ha 3.000-4.000? Lo pensate davvero? Cioè, se mi va bene, uno 0,5% delle persone che vedranno quel video, magari vedranno il mio, e il 50% di quello 0,5% magari si iscriverà al mio canale. Ma il fatto che 5 persone su 3.000 che vedono quel video si iscrivano al mio canale, pensate che porti via qualcosa a lui? O a loro, o a no, cioè è una collaborazione. Cioè, se io dovessi ricevere un video di risposta a questo video, lo accetterei, ma che problema c'è? Cioè, gli iscritti si fanno anche così, non solo perché io pubblico un video di risposta, ma allora io magari faccio un video di risposta a una persona, l'altra fa un video di risposta a me e ci scambiamo gli iscritti. Cioè, qual è il problema? Ci scambiamo poi, insomma. Niente, questo adesso prossimamente farò un altro video, sia di recensione, farò dei video sia di recensione in applicazioni e sia per un progetto che mi frulla in testa da un po', da qualche mese, che penso che sia difficile da attuare. Per ora preferisco mantenere il segreto, tra virgolette. Perché ancora devo pensarci un po' bene. L'unica parola che, se vedete video internazionali, forse qualcosa vi dice è Swan. Basta, oltre non dico per oggi. Saluti a tutti, alla prossima.